La raccolta degli scarti alimentari è la novità principale del nuovo sistema di raccolta differenziata. Il piano di attivazione parte da Fuorigrotta, Ponticelli, San Pietro e Secondigliano ed entro la fine del 2013 coinvolgerà tutte le municipalità. Saranno quindi 90.000 i cittadini coinvolti da subito nel nuovo modello di raccolta, mentre a regime saranno posizionati 1.000 contenitori che saranno svuotati quotidianamente. La raccolta prevista è pari a circa 2.000 tonnellate mensili di scarti alimentari da depositare fra le 20 e le 22. Voglio ricordare che la raccolta differenziata è più comoda, cioè si può per esempio conferire nelle campane a tutte le ore, mentre invece l'indifferenziato dalle 20 in poi, quindi chi fa la differenziata è anche agevolato per gli orari. Questo è un grande passo ed è soprattutto una grande scommessa di cogenerazione, cioè il nostro servizio funzionerà se ci daranno una mano questa volta i cittadini per davvero. Una minoranza di cittadini, uno zoccolo duro, sta rovinando il lavoro della stragrande maggioranza dei cittadini e allora c'è qualcosa che non va in un gruppo di cittadini che non vuole bene questa città. Non avevamo le risorse per poter estendere la raccolta puntuale porta a porta in tutta la città. Arriviamo a 420.000 abitanti, non riusciamo ad andare oltre con le risorse, per cui abbiamo deciso, per dare anche un'accelerazione in termini di percentuali di raccolta differenziata, ma soprattutto per consentire a tutti i cittadini napoletani di poter partecipare al progetto di raccolta differenziata. Parte anche la campagna di informazione che nelle prossime settimane coinvolgerà ogni mezzo di comunicazione. Ma il nuovo piano prevede anche l'incremento della differenziata per altri 100.000 abitanti, da aggiungere ai 300.000 già interessati dal porta a porta, attraverso la distribuzione nei parchi cittadini di contenitori per la raccolta di scarti alimentari, carta e residuo indifferenziato, mentre vetro, imballaggi in plastica e metalli continueranno ad essere raccolti attraverso l'utilizzo delle campane stradali che aumenteranno in numero. Andare avanti per la nostra strada, che è quella della raccolta differenziata, il modello Napoli, trattamento differenziato più forte dell'umido, gli impianti di compostaggio che abbiamo cominciato a realizzare, le isole ecologiche. Non abbiamo i soldi del passato quando c'era l'emergenza e gli interessi degli appalti esterni. Noi abbiamo pochi soldi, ma li facciamo fruttare bene, non rinunciamo al nostro modello, andiamo avanti e oggi abbiamo presentato qualcosa che coinvolgerà tutti i cittadini e poi abbiamo constatato in questi 2 anni una grande partecipazione, una grande volontà per un uso diverso del rifiuto, cioè riuso, riutilizzo e riciclaggio. Porta a porta non funziona benissimo ovunque, per esempio funziona bene nei parchi, ma funziona meno bene in altre zone. Quindi questo è un modo di adattare il nostro progetto e quello della stragrande maggioranza dei cittadini napoletani anche alle caratteristiche della nostra città.